Il punto è che da quando ho cominciato a creare cose con i laser e non soltanto a recensirli, in tantissimi, e mi piace annoverare anche fra questi parecchi professionisti, hanno cominciato a contattarmi perché si sono accorti che l'artigianato non risiede nell'attrezzo che usate, ma risiede qui. E quindi in tanti vi state appassionando come mi sono appassionato io. Quindi oggi, oltre a parlarvi logicamente della macchina con cui ho realizzato tutto quello che vedete qui, e cioè l'Acmer P2 33 W, vi parlerò anche appunto di quello che ho realizzato, quindi vi darò delle indicazioni sia sui metodi che sui materiali per andare a creare ad esempio oggetti come questo in vetro, ma soprattutto mappe 3D come queste, con o senza resina. Quindi sigla! Prima di partire, segnatevi le date tra il 9 e il 14 di questo mese, quindi settembre 2023, sappiate che c'è un evento della Acmer che dura un po' di più, ma è quello il range che ci interessa, perché in quel range lì noi possiamo partecipare e portarci a casa dei ricchi premi. Qua in sovraimpressione la regia sta mandando sicuramente qualcosa, se volete e potete partecipare fatelo, perché i premi sono interessantissimi, ci sono ovviamente tutti i loro laser, quindi dal 30 al 20 al 10 e ci sono anche altri premi. Leggetevi tutto quanto, se volete partecipate, qui sotto vi lascio il link e noi partiamo con la descrizione di questa macchina. Allora, la Acmer in questione vi arriva montata. Lo ritroveremo anche nei pro e contro questa cosa. Io davo per scontato che fosse una banalità, così non lo è. In verità vi arriva totalmente montata, l'unica cosa che dovrete installare è il modulo. Dopodiché tutto il resto è già pronto, compresi i cablaggi. In 3 minuti praticamente avete il laser montato e pronto per funzionare. Top! Lo chassis è simile ovviamente a tutti i laser presenti, ma non uguale. Ad esempio è stata la prima ad utilizzare le guide lineari anche sull'asse Y. Il movimento è assicurato dalle solite cinghie, andate a controllare, nel mio caso in verità ho dovuto tirarne leggermente una, ma proprio poca roba, stessa cosa per l'asse X e poi siete pronti. Il laser in questione ha tutte le caratteristiche che secondo me dovrebbe avere un laser con la L maiuscola, quindi partiamo dalla sicurezza, ha innanzitutto un fungo per lo stop d'emergenza, ha un tasto di accensione, ha il rilevamento della fiamma con una luce qui davanti e poi ha l'interruzione della lavorazione in caso il laser si dovesse inclinare. Quindi queste sono le cose base, però è stata aggiunta anche la chiave meccanica. Anche qui io la sottovalutavo, in verità tantissimi di voi mi stanno dicendo che lavorano con dei ragazzi o con dei bambini e quindi stanno implementando questa cosa nelle scuole. Allora in quel caso avere una chiave meccanica è veramente importantissimo. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è il fatto che le connessioni sono laterali, quindi alimentazione e USB. L'unica altra connessione in posizione differente è quella dell'Air Assist, che è qua sul fronte ma sotto. Questo perché mi è piaciuto, a parte il fatto di pulizia generale della macchina, ma anche perché gran parte degli altri produttori con i cavi andavano a finire davanti al fungo d'emergenza e ne ostruivano la pressione. Invece in questo caso è bello libero e se dovete schiacciarlo siete pronti a farlo. Ultime cose sulla macchina, allora la massima velocità di punta di 30.000 mm al minuto, che non serve soltanto per andare velocissimi e risparmiare tempo, ma serve anche per lavorare su determinati materiali in abbinata con la potenza. Ad esempio sul vetro qui è stato lavorato a 20.000 mm al minuto, quindi a 2/3 della velocità. Ultima cosa, ma veramente forse una delle più importanti, vi viene dato insieme alla macchina l'Air Assist, che è comandabile via software. Ragazzi, 10 lode, finalmente. Parliamo del modulo. Il modulo è un 33 W. Vi dico già da adesso che è il miglior 30 W, mettiamolo in quel range lì, che io abbia provato. Ovviamente un modulo a fuoco fisso e si va a regolare con questa levetta attaccata magneticamente di lato, una scelta che è stata fatta da alcuni brand e che io assolutamente prediligo, perché sono uno che perde tutto e quindi se mi avessero dato un supportino da mettere sotto per regolare il fuoco sicuramente lo avrei perso. In questo modo non perdete nulla. L'altezza del modulo viene regolata da una levetta qui a fianco ed è forse l'unico neo per quello che mi riguarda, perché l'avrei messa dal lato opposto rispetto all'ingresso dell'Air Assist e alla levetta per il fuoco. È un po' scomoda, secondo me se la spostassero dall'altra parte non sarebbe una brutta
brutta idea. La cosa però che mi fa dire che questo 30 watt è un 30 watt veramente sopra le righe è l'unione tra la tecnologia interna e l'Air Assist. Infatti nelle specifiche viene indicato che l'Air Assist ha un convogliamento dell'aria particolare per cui dovrebbe diminuire la sporcizia presente sulla lente. L'hanno sparata un po' grossa. E invece no, ragazzi, perché io da quando ho questo laser non ho ancora pulito la lente e non mi è successo con nessun'altra macchina. Parola di Lupetto. Allora, partiamo come sempre dai nostri test, quindi test sul 4 mm di betulla. Abbiamo un risultato veramente molto bello, come vedete sia l'incisione, e in questo caso abbiamo anche un discreto passaggio dallo scuro a praticamente il trasparente, andando da 4 a 15.000, anche le scritte sono venute molto bene, l'immagine, come vi dicevo, è ottima. E per quanto riguarda il taglio, come vedete, possiamo andare tranquillamente a 690% a tagliare. Ovviamente vi consiglio sempre di cercare di tagliare ad esempio a 580 per avere ottimi risultati. Sull'MDF, come sempre, il risultato dell'incisione è superiore. Qui siamo veramente a un livello altissimo. Anche qui vedete che anche le scritte, le più piccole, sono veramente ottime, ma per il taglio è ottimo anche questo. Infatti vedete che anche a 600-100 va a tagliare, e a 580 andiamo a tagliare anche l'MDF da 3 mm. Alla velocità estrema di 15.000 mm al minuto, 100% di potenza, andiamo a incidere anche queste card di alluminio e devo dire che ci si riesce, e anche abbastanza bene. La Acmer mi ha spedito un pezzo di vetro e quindi a quel punto non potevo tirarmi indietro. Nelle tabelle che vi vengono fornite nella chiavetta USB della Acmer ci sono anche i valori che io stesso ho utilizzato, quindi 20.000 di velocità, 70% di potenza, mono passata, senza Air Assist. Ovviamente cosa ho fatto? Ho colorato da ambedue le parti con della vernice nera il vetro e il risultato devo dire che è stato ottimo. L'unica pecca è da parte mia, perché dovevo lasciare un po' più di spazio in fondo e centrare meglio il disegno, ma il risultato per quello che riguarda la lavorazione al laser è veramente veramente pregevole. La base potete autocostruirvela, ci vuole veramente poco, ma vi lascio qui sotto comunque il link a queste basi in faggio con il LED e l'interruttore già pronte. Molto bene anche le incisioni sui legni scuri. Vedete che qui siamo andati a 7080% e abbiamo inciso leggermente di più per far notare poi l'incisione su questo pezzo di mogano, su questo piccolo portachiavi che è venuto veramente un gioiellino. Ho voluto testare anche il sughero, che è un oggetto che non vado tanto ad utilizzare, sbagliando. Guardate che bellezza che viene l'incisione su sughero, e questa è stata fatta a 20.000-40%. Sempre a 15.100% sono andato ad incidere la borraccia in acciaio. Risultato sopra le righe, guardate che bella che è. Questa la porterò sicuramente con me. Arriviamo un po' al succo di questo video, perché tanto lo so che volete sapere qualche informazione in più su queste due realizzazioni. Partiamo dall'Italia, perché io sono partito con quest'idea qui. Poi su Instagram, no, devi metterci la resina, però questa era la mia idea iniziale. Come si realizza un oggetto del genere? Beh, innanzitutto si va a cercare una bella piantina gratis in rete. La piantina deve semplicemente riportare anche solo vagamente la profondità dei mari. Ricordatevi che voi non state disegnando una piantina da consegnare al capitano Stubing per far attraccare il suo yacht nel vostro porto. Voi state facendo un'opera artistica, quindi un'opera di artigianato che deve avere la quintessenza di quello che state facendo, e cioè in questo caso una rappresentazione 3D dei mari dell'Italia in questo caso. Quindi una volta che avete questa piantina, con un programma di disegno qualsiasi, dovete semplicemente disegnare i vari livelli e poi tagliarli tramite Lightburn. Questo lavoro è molto rapido, vi dico la verità, semplice, non richiede particolari conoscenze neanche del programma di disegno, potete usare quello che volete. L'attenzione va posta nella scelta dei colori. Alla fine sono approdato agli acrilici, che è la soluzione migliore, magari vi lascio qui sotto un link. Dovete semplicemente, se mi date retta, evitare di cercare i colori già sfumati, ma prendere il colore più scuro e piano piano sfumarlo col bianco, in modo da arrivare a un colore molto chiaro che sarà il mare basso delle coste.
quanti livelli fare, quanti ne volete voi, ragazzi. Sinceramente, per quello che appaga il mio gusto, 5-6 livelli siamo già oltre, ok? Spessore del legno e tipo di legno. In questo caso ho usato del multistrato di betulla, vi lascio qui sotto il link per l'acquisto di 10 fogli di betulla, mi sembra intorno alla trentina di euro, quindi potete realizzare, volendo fare 5 livelli, due realizzazioni, spendendo quindi 15 euro per ogni realizzazione. Però quello che vi consiglio è di non usare il betulla da 4 mm che ho utilizzato io per questa realizzazione, perché anche su Instagram poi abbiamo convenuto tutti quanti che 4 mm per i vari livelli forse è un po' troppo anche per la vista. Sì, è venuta bene, però poteva venire meglio. Come meglio? Utilizzando il 2 mm, che è decisamente migliore. Tutto il resto diciamo che è implementabile in un costo finale generale di circa 30 euro. Per la parte di incisione, anche qui tutto assolutamente gratis, perché in questo caso io sono andato a disegnare vettorialmente tutti i fiumi ricalcandoli da una piantina. Ma quello che vi consiglio è di andare a implementare le strade, perché il risultato poi alla fine secondo me è migliore, almeno io lo preferisco. E questo lo fate tramite il sito Snazzy Maps, vi lascio il link qui sotto, potete deselezionare da ogni cartina quello che volete e lasciare quello che vi pare, in questo caso ad esempio le strade, poi scaricarle e metterle sulla vostra piantina. Facile, veloce e preciso. Tempistica di realizzazione, direi secondo me un paio di giorni. Quindi la spesa, secondo me, se vogliamo fare un po' i conti della serva, oltre alla trentina di euro di materiale, possiamo aggiungerne una ventina tra ore e consumabili vari. Quindi un 50 euro di spesa per creare un oggetto del genere può essere la base da cui partire per poi fare un prezzo all'utente finale, ad esempio, se vorrete venderla. Parliamo invece della realizzazione con la resina, molto più complicata per quello che mi riguarda, perché di mezzo ci ho messo la fretta, che è una cosa che io vi sconsiglio sempre, ma che utilizzo sempre a sacchi, proprio a sacchettate. Questo progetto l'ho iniziato ad inizio agosto, non ho voluto contattare Matteo Menabue, il mio maestro per quello che riguarda la resina, perché comunque anche lui era in ferie, aveva da fare eccetera, quindi ho ordinato una resina qualsiasi, sbagliando, perché era una resina per bassi spessori, soprattutto per piccole masse, quindi non per tutto questo mare, non andava bene. Questo mi ha portato a fare degli errori iniziali e poi successivamente a capire che ci volevano più colate, quindi sono arrivato a fare una colata per ogni strato, quindi se non sbaglio 5-6 colate. Questo vuol dire che nel tempo di realizzazione di questo oggetto io devo annoverare circa una settimana di lavoro. Assolutamente improponibile. Tenete conto che oltre alle colate di azzurro c'è anche la colata iniziale trasparente spennellata per evitare che poi il multistrato butti fuori delle bolle, perché altrimenti vi si riempirà tutto il mare di bolle, non bolle di mare belle da vedersi, proprio bolle brutte. Quindi una giornata andrà per quello e una giornata per ogni colata che farete. Qui sotto vi lascio però il link alle resine corrette, quelle che vi permetteranno in un paio di giorni di ottenere lo stesso risultato, se non migliore. Per quello che riguarda il colore, voi dovrete fare lo stesso procedimento che avete fatto per questa, quindi andare a colorare tutti gli strati sottostanti. Sono loro che daranno il senso di profondità alla vostra opera, non la resina sempre più scura. La resina coloratela di un blu neanche troppo acceso, perché dovrete far trasparire in controluce, come vedete, tutta la profondità del mare che viene data appunto dalla lavorazione 3D fatta con il laser. Al costo di quest'opera quindi cosa dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere il costo della resina e un paio di giorni di lavorazione in più, che è vero, non siamo lì a guardare la resina che polimerizza, però fatto sta che passano 2 giorni, quindi se di questa abbiamo detto essere 50 euro il costo di realizzazione, di questa è leggermente di più. Il risultato è anche più complicato, più affascinante da vedere per certi versi, per cui alla fine dei conti il costo a un eventuale compratore finale secondo me dovrebbe essere anche un po' più alto. Io qui non ho voluto utilizzare una cornice in massello, ma ho voluto fare tutto esclusivamente al laser, perché volevo creare un prodotto che avesse un piccolissimo iter di costruzione, quindi lavorazione a PC per creare la mappa, lavorazione al laser e lavorazione con la resina, e ovviamente potete farne tante simultaneamente. A quel punto avrete un prodotto secondo me vendibile, bello, originale e fatto e pensato da voi.
Allora, non vi nascondo che è una macchina che mi è piaciuta tantissimo. Fra i pro metto una cosa che fino ad oggi sottovalutavo in un modo abissale, e cioè il fatto che vi arriva montata. Mi sono sempre detto, vabbè, ma comunque al massimo sono 4 viti per lato, in mezz'ora siamo pronti a lavorare. Beh no ragazzi, tirarla fuori e lavorare in meno di 3 minuti è impagabile. Questo è il primo pro. Gli altri due vantaggi ve li ho già raccontati. Uno è sicuramente l'Air Assist comandabile via software, quindi questa è una cosa che non deve più mancare in nessun laser, secondo me. Sì, certo, è un compromesso che possiamo fare, ma nel momento in cui lo provate poi non riuscite più a farne a meno. E l'altra cosa è la tecnologia ben studiata appunto per la pulizia della lente e l'utilizzo dell'Air Assist stesso, perché è veramente impagabile, è il migliore che ho provato fino ad oggi, quindi 10 e lode. Non è che voglio lasciare questa macchina senza contro, quindi una cosa gliela voglio dire, un consiglio. Secondo me, se anche qui si volesse inserire il movimento dell'asse Z, si farebbe bingo. Posso dire questo, perché ragazzi, di altri contro io onestamente in questa macchina non ne trovo. Io credo di avervi detto tutto, mi raccomando, qui sotto trovate tutti i link del caso, quindi materiali, siti, eventi, eccetera, trovate tutto scritto qui sotto, trovate anche il link del mio Telegram, oppure se non avete Telegram potete andare a visitare il mio sito, le offerte sono anche lì. E come vi dico sempre, se volete una cosa, almeno pagatela meno. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!